Abbiamo incontrato il maestro Luigi Gheno nel suo studio romano. Gheno è l'autore del monumento a Rodolfo Valentino che abbiamo qui a Castellaneta e che lui realizzò nel 1961 per volere dell'allora sindaco Gabriele Semeraro. Mi diceva che c'è a New York o qualcosa di simile. Poi ce l'ho in Germania, ce l'ho a Parigi, ce l'ho. C'ho la scultura più grande che c'è a Milano. No, i suoi meriti li conosco, ma riguardo a Rodolfo Valentino. Ma. Era uno dei bozzetti. Era uno dei bozzetti. Bello. Ma i bozzetti li abbiamo fatti qui, perché no, quando che abbiamo fatto, e anche il monumento abbiamo fatto qui abbiamo fatto il tutto, Sì. perché quando che ho vinto il concorso, dopo la cosa si è svolta tutta qui, insomma. I cani che venivano, che seguivano la cosa erano interessati. Difatti loro qualche bozzetto l'hanno preso e l'hanno portato in America e dopo da là mi hanno ordinato monumento. E non ha fotografie degli altri bozzetti che possiamo documentare? Ma no, era una cosa Allora non si usava no, forse. no, 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 non solo, ma poi la stampa dedicava troppo spazio. Come gli Ah, altri. quindi lei trascorreva le serate al Bar Valentino. Ma le piaceva quell'ambiente paesano? È un ambiente paesano, è una situazione, no? È una situazione, poi in quel tempo questi emigratori, chi è andato a destra, chi a sinistra, chi. Andavano a caccia di fortuna, di cercare di realizzarsi in qualche modo, insomma. E lui purtroppo ha trovato che, si vede che per fatto di interessi, chi lo sa di cosa, insomma l'hanno ammazzato. Ma vediamo se è vero. Questa idea delle tre quinte è dell'architetto o è sua? L'avete elaborata insieme Abbiamo praticamente? lavorato assieme Sì. perché lui, io quando ho fatto, cioè siamo partiti un po' dal palcoscenico anche, capito? Eh sì, certo, è vero, si legge chiaramente, quello che io ripeto nell'articolo, Sì, nel e libro, poi. questa è l'idea del palcoscenico, delle tre Sì, quinte, del lavoro di tutti gli operatori del poi siccome cinematografo. che là davanti passa la strada, Sì, no? beh, sta qua. E non potevamo chiudere La visuale. la visuale perché altrimenti creava un Professore, le ripeto ancora muro. una volta, per questo E motivo allora abbiamo fatto le è una quinte. davvero bella idea quelle tre Ma quinte. mica siamo stati a. No, sì, lo dico in contrasto con tanti miei concittadini Ma guardi che o io quando compaesani. abbiamo fatto un monumento a Aprilia, l'hanno pubblicato in tutte le riviste europee di architettura. Professore, leggo che il termine esatto è gres vetrificato. La materia a cui è fatto quello di Rodolfo. Sì. Egress greificato. Greificato. E abbiamo fatto un impasto a Nove di Vicenza, che là c'erano tutte le fabbriche specializzate per questi impasti, e il materiale l'abbiamo fatto fare là. Con quel materiale però l'ha modellato qui dentro. Sì, vabbè, Ma però. poi deve essere cotto, come funziona? Invece il forno, Ah, no? ecco. E se mi serviva. Qual è il prossimo? Ma non è che sono tanto entusiasta, perché ci vuole.
bisogna seguire dopo, non si può lasciare. E sto facendo queste opere che già ho sulla Cristoforo Colombo. Ah, ecco, sì, ho letto anche quello, bene, bene. E loro, poi la dimostrazione che hai avuto un personaggio così importante, cerca di intitolare, a dedicargli una scuola, una palestra, una strada, una via. Come si fa? Quindi non l'ha più contattata il comune? Il comune non ha più curato niente, proprio come che... Non esiste. Sì. E allora che succede? Che quando che lei vede, mentre gli altri comuni ogni tanto mi chiamavano per questo o per quest'altro, Castellaneta, dico, ma sarà perché sarà la distanza, che ne so. Non credo, però. Però non hanno fatto niente, difatti questo monumento è stato fatto per volontà di Semeraro e dell'architetto Cantore. Poi Semeraro c'aveva un bel posto al ministero, Semeraro comandava, mica era... Ma Semeraro, come lei riconosce, è stato l'unico attento a lei, alla sua opera. Era attento, intanto... Era lui che ogni tanto mi chiamava. Ma quando veniva a Roma veniva a trovarlo qui allo studio? No, perché c'aveva tutti sempre i tempi molto ridotti. Sì. E allora mi diceva che stava al ministero. E così io andavo al ministero. È venuto a volte anche qua. E in ogni modo è stata una persona molto, molto garbata, insomma. Allora ci rimane a questo punto solo una domanda. Se non fosse morto così presto, che cosa sarebbe diventato? Veramente già così è conosciuto in tutto il mondo. Un grande attore sarebbe diventato. Anche del cinema sonoro. Sì. Anzi, col cinema sonoro, perché lui, avendo l'esperienza del cinema muto, era avvantaggiato col cinema sonoro. E quindi dobbiamo solo rimpiangere. Ma io non è che... rimpiange, però io quello che è che a Castellaneta sono rimasti alla finestra a guardare quello che facevano gli altri.